un'intervista sulle elezioni. Sabrina Ferilli era, è sempre stata una comunista, DS, PD, eccetera, a Roma ha detto che andava a votare per i 5 Stelle. Ha fatto un'intervista martedì sera da persona che vive la vita tutti i giorni, da persona che sta bene, lei stessa dice che è contenta, che è felice del suo lavoro, che è benestante tutto. Ha fatto una serie di ragionamenti, di esami politici che sono assolutamente straordinari. Ha detto delle cose bellissime. Io invito tutti a vedere, di andare, era all'inizio della trasmissione, di andare a leggere, ad ascoltare quell'intervista, perché secondo me vale molto di più di 1000 esami dei politologi che ci sono in giro, chiusa parentesi, su questa questione della, dell'accordo nazionale. Noi abbiamo pensato di scrivere esattamente quello che dicevo, cioè è vero che la legge prevede di modificare alcune cose che riguardano anche i rapporti contrattuali, però è anche vero che nella piattaforma che noi abbiamo presentato ci sono una serie di voci, di questioni che non c'entrano nulla e che qualunque legge non andranno in alcun modo a modificare, che quindi era opportuno ricominciare a discutere da quelle cose che non sono in discussione nella legge. Noi ovviamente abbiamo mandato con lo SNAG a tutte le organizzazioni questa lettera per vedere se era possibile rifirmare questa dichiarazione con le 6 firme che erano nel sollecito. Purtroppo la situazione è che noi siamo d'accordo, l'USIAGE è d'accordo, è arrivata una lettera ieri di una organizzazione sindacale che dice che è d'accordo per inviare questa lettera, una organizzazione non ha ancora risposto a distanza di ormai 8 giorni, 9 giorni, un'altra organizzazione sindacale aveva risposto quasi subito dicendo che non era d'accordo a sottoscrivere quella lettera perché nella sostanza condivideva la posizione della FIEGE che dice aspettiamo la conclusione della legge. Quindi io dico questo per dire, non è che abbiamo accettato in silenzio la lettera della FIEGE, ma vorrei far capire, prima di far nascere altre 22 sigle sindacali o di associazioni, che già così è complicato lavorare, già così unire è difficile anche sulle cose che sembrano semplici. Poi quello che scrive, io condivido quello che ha scritto la Federazione Editori, non è perché quella sigla lì è venduta alla Federazione Editori, è perché oggettivamente pensa che effettivamente parlare dopo l'approvazione della legge è più facile, più semplice, quindi è inutile insistere ad avviare la trattativa prima. Hanno ragione, dal mio punto di vista, che sono sull'opzione opposta? Evidentemente no. Cosa facciamo? Mandiamo una lettera di questo genere a 2 firme, 3 firme e ne prendiamo qualcuna per strada? Non lo so, daremmo il senso di disunità che è sbagliato su una questione di questo genere, quindi valuteremo come fare. Se rimarrà fuori solo uno lo chiameremo e gli diremo firma anche tu, non rompere le scarpe. Sto banalizzando la questione, però noi in mezzo a tutto il problema che abbiamo a Senato con la 10ª commissione, con il 12 luglio eccetera, abbiamo anche da discutere queste cose qua, e onestamente questo è difficile. Noi siamo molto pochi e quei pochi debbono fare tutto, e il web su questo, anziché aiutarci, insomma, che si dà una grossa mano. Adesso riprendiamo quello che tu dicevi per il 12 luglio, vediamo se riusciamo a coinvolgere anche il web con una lettera da mandare a tutti i senatori del Senato, una lettera che non sia spontanea di ognuno, perché rischiamo di scrivere cose che delle volte non vanno bene, però che ci sia una sorta di traccia su cui ognuno poter esprimere delle proprie opinioni, mandare ai senatori per spiegargli che quella legge per noi non è che sia la legge fondamentale, è che se ci tolgono anche quel poco che siamo riusciti a ottenere alla Camera significa distruggere un'intera categoria e con essa l'intero sistema editoriale. Questo è il messaggio che noi dobbiamo far arrivare. Vediamo casomai
attraverso la radio di dare una traccia a tutti quanti, utilizziamo tutti i sistemi che abbiamo per intervenire e vediamo se riusciamo a portare a casa anche al Senato questa legge faticosissima, su cui alla fine ci avremo messo dentro tutto quello che avevamo. Poi quello che riusciremo a portare a casa lo vedremo, però sicuramente in questo momento abbiamo bisogno di poche polemiche e tiriamo tutti dalla stessa parte. Ecco, questo è un po' il messaggio. Dunque, una coda a quello che tu dicevi a proposito dell'accordo nazionale, perché come giornalista mi costringi a farti una domanda, poi magari potrai anche non rispondermi o rispondermi in modo elusivo, ma sono molto curioso di sapere qual è l'organizzazione che ha preso posizione a fianco alla FIEG. E invece sull'altro aspetto, se posso dare, se la redazione può dare un piccolo contributo, ci spiegassero i signori senatori che tanto si battono per la liberalizzazione quali risultati ha dato questa benedetta liberalizzazione, perché ad anni di distanza, senza nessun numero in mano, continuano a riproporre un leitmotiv che ha fatto nient'altro che disastri. Questo chiaramente in base al nostro punto di osservazione, che motivassero la loro presa di posizione, che ci dicessero a che quali sono le magnifiche sorti progressive di questo toccasana del commercio, che non solo arriva in tempi di crisi senza mettere un soldino, perché le liberalizzazioni hanno anzi pretendono di avere questa bacchetta magica, no? Di risolvere senza mettere nemmeno un soldo i problemi economici delle persone. In realtà non è così, ma non è così anche per alcuni settori, come parlo per esempio della telefonia, no? Dove i numeri dicono di un abbassamento delle tariffe, ma questo però nella valutazione complessiva, no? Guardiamo che cosa sta accadendo ai call center, non ha portato a uno sviluppo del settore, cioè lo ha portato fino a un certo punto, poi lo ha stabilizzato, quindi sarebbe il caso, insomma, di farla un po' finita con questa parola vuota e del tutto ideologica. Quando noi critichiamo l'ideologia con grandi paroloni contro le dittature piuttosto che contro i totalitarismi, allora signori miei, guardiamo che cosa sta producendo la liberalizzazione, e vorrei che appunto alcuni senatori mi rispondessero e argomentassero le loro posizioni. Lo faremo la prossima settimana, cercheremo appunto alcuni di questi senatori e cercheremo di capire, insomma, che cosa hanno da dire rispetto a questo tema. A te la parola per la chiusura, tra pochi minuti noi siamo pronti per collegarci con Ravenna, abbiamo non Baroncioni ma una edicolante, Tatiana, che è già stata ospite nei nostri microfoni in rappresentanza del Sinaggi di Ravenna. Sì, rappresentante Ravenna, ma che si sta allargando, stiamo creando un coordinamento che arriva fino quantomeno a tutta la Romagna, quindi anche la zona di Rimini di Riccione. Pierangelo Baroncioni è appunto quello che sta organizzando questa situazione. Per chiudere, questo posso dire, i senatori, quindi lo puoi anche chiedere ai senatori, però qualcuno magari ti risponde pure, qualcuno non è in grado di risponderti, perché noi viviamo di slogan, viviamo di la parolina magica che risolve tutto. Sul fatto che la liberalizzazione sia stato un fallimento totale, perché anziché liberalizzare le grandi cose si è liberalizzato la parte sotto, cioè il piccolo, e quello non risolve il problema, perché i monopoli, liberalizzando il piccolo, non hai liberalizzato i monopoli, hai incrementato i monopoli. Tu guarda nell'abbigliamento, ormai nelle città, nei centri commerciali ci sono quelle 10-15 catene di multinazionali o grandi aziende, sono sempre quelle, e trovi dappertutto le stesse cose. Perché? Perché hai distrutto il commercio piccolo sotto, e chi è che sopravvive? Sopravvive i network sopra. E quindi l'idea della liberalizzazione, che è quella di smantellare i monopoli, invece il risultato è esattamente l'opposto, cioè quello che ha rafforzato i monopoli esistenti e ne ha creati di nuovi. Ed è quello che noi da anni diciamo sulle edicole. Diciamo che se tu smantelli con la liberalizzazione la rete di vendita, non fai altro che consegnare ai editori e distributori il potere di definire e disegnare la rete di vendita, e quindi andare a creare
un altro monopolio ancora più forte di quello che ha. Però molti senatori su questo non ti sanno rispondere, parlano ideologicamente. Noi abbiamo avuto il piacere di incontrare, di parlare con il onorevole Baruffi di Modena, che è uno di quelli che ha firmato il famoso emendamento che ha risolto alcuni problemi alla Camera. Baruffi mi ha detto chiaramente: io sono uno di quelli che ha sempre pensato nella propria vita che la liberalizzazione era un fatto fondamentale. Mi sono reso conto, purtroppo magari tardi, ma mi sono reso conto che pur mantenendo l'idea che la liberalizzazione sia un concetto importante, ci vogliono delle regole. E quindi se ci vogliono delle regole vuol dire che non si dà in mano a nessuno o al potente la situazione e l'economia italiana, ma si va a costruire un sistema che magari toglie un po' di burocrazia, ma che le regole le mantiene. Ed è questo che è fondamentale. Noi dobbiamo portare anche i senatori a ragionare così, e cioè noi non vogliamo smantellare un concetto perché non abbiamo la forza per farlo. Il concetto liberista non andiamo a smantellare noi, non ce la facciamo, siamo piccoli, siamo pochi, però il dire accanto a questo che comunque anche il concetto di liberismo ha bisogno di regole perché altrimenti diventa anarchia, e questo credo che è un passaggio che noi possiamo fare, tentare di farglielo capire anche ai senatori. Alla Camera lo hanno capito, ci stiamo provando anche al Senato, siamo piccoli ma ci stiamo provando. Bene, allora grazie Giuseppe di questo intervento, quasi un'ora per chiarire insomma alcuni aspetti fondamentali dell'attività in un momento cruciale. Ci risentiamo quindi la prossima settimana e buon